Ciao a tutti, qualche volta fa abbiamo parlato di Leonardo, io credo che però non parlare di Nikola Tesla sarebbe un errore madormale da parte mia. E questo signore mi ha colpito veramente tanto, e si dice che è quello che ha inventato il XX secolo, eh, viene definito il santo patrono della moderna elettricità. Eh, nacque nel 1856 e morì nel 1943. Fu un uomo considerato per diversi aspetti pazzo eh, che aveva dei problemi di varia natura, che adesso andremo ad analizzare. E nacque nel territorio che oggi è la Croazia e diciamo che aveva nella sua indole la necessità di fare invenzioni. È un personaggio che a me è piaciuto molto sarà perché oltre ad essere stato un inventore molte delle cose che lui ha fatto non gli sono state poi attribuite. Sarà perché comunque è, è un personaggio che ha creato le condizioni di innovare la tecnologia a tal punto che ne godiamo ancora oggi i benefici. È sicuramente stato l'inventore della corrente alternata, è sicuramente stato l'inventore dei motori elettrici. Lui era praticamente un ingegnere, ma era anche un fisico, ma era anche e soprattutto un inventore. Pensate che nel 1893 dimostrava il fatto di comunicare senza fili. Nella sua vita abbastanza lunga eh, ha brevettato oltre 280 ipotesi progettuali. Ha litigato con tantissimi suoi colleghi, a cominciare con Edison che lo sfruttò. E lo fregò tra virgolette ma eh, tesla insieme a westinghouse vinse la guerra contro edison la guerra si basava sui due principi quello della corrente alternata e quello della corrente continua corrente continua che viene utilizzata chiaramente ancora oggi nelle, nelle varie pile eccetera ma è la corrente alternata che ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere anche se ai tempi veniva considerata come qualcosa di negativo, perché se uno metteva le dita nella, nella corrente, chiaramente ci rimaneva attaccato come, poteva accade, come può accadere oggi. E litigò anche con Guglielmo Marconi per la storia dei segnali radio, e rivendicò contro Galileo Ferraris, ma perse. La priorità della scoperta del campo magnetico, ma il Tribunale diede ragione all'italiano. A differenza di Leonardo, scrisse poco, lasciò pochi disegni. E questo comportò che chi ce l'aveva con lui ebbe buon gioco a dimostrare che poteva essere un inventore pazzo, anche perché lui in qualche modo se ne andava a cercare. Lui aveva fatto un, una teoria sulla dinamica della gravità dicendo che siccome che lui analizzava tutti i dettagli, eh, che eh, tutto compreso, compreso l'uomo, non c'è nulla che non oscilli durante una rotazione. Riuscì a polemizzare con Einstein sulla teoria della relatività e questo chiaramente non lo mise in buona luce. Nei primi del Novecento, fino alla sua morte, lavorò sul raggio della morte. Che cos'era questo? Era un aggeggio chiamato teleforce che lavorava sia sulle onde elettriche che sulle onde elettromagnetiche e sarebbe dovuto servire a evitare poi di continuare a fare le guerre perché con quello lì non ce n'era più per nessuno. Un'altra sua idea era che la luce è formata sia da particelle elementari sia da onde. E questo postulato è diventato fondamentale, ad esempio, per lo studio della fisica quantistica. Lui studiò tantissimo sulla gravità e sulla materia, arrivando addirittura a delle cose fantascientifiche tipo il teletrasporto, il viaggio nel tempo e la propulsione antigravità. Arrivò a progettare la macchina che fotografa il pensiero e in qualche modo ci riuscì Tenete presente che ci sono degli studi attuali sull'argomento. Eh, arrivò a pensare alla macchina volante denominata di Tesla, che doveva essere senza motore a scoppio, senza ali, timone ed energia elettrica. E questa aveva una vaga somiglianza con un disco volante. Inventò una sorta di trasmettitore che lui chiamava Tesla Scoppio. Che serviva a inviare segnali e comunicare con forme di vita extraterrestri e alieni. Per queste invenzioni venne accusato di avere rapporti con gli altri pianeti, con gli alieni, con gli extraterrestri. Tant'è vero che quando morì, e tra l'altro morì povero pur avendo fatto tantissime invenzioni, eh, l'FBI eh, sequestrò. Tutto quello che poteva trovare in casa sua. Avendo scritto poco, chiaramente non, non poté sequestrare tantissima roba. Si dichiarava eh, asessuale, tanto è vero che era celibe. E il motivo era che lui riteneva che ogni inventore non aveva tempo da perdere con le donne. Aveva una sovegnianza con. Eh, Leonardo eh, per l'ossessione degli uccelli, lui eh, amava particolarmente dei piccioni che teneva in casa e che secondo lui avevano una sorta di spiritualità. Lui tra l'altro eh, amava il cristianesimo e il buddismo, era un vegetariano, anche questa è un'altra somiglianza con eh, Leonardo e aveva una sorta di malattia che praticamente riusciva a immaginare le cose senza neanche averle viste. E allo stesso tempo però questa sorta di malattia lo influenzava in positivo perché era capace a smontare e a rimontare un motore esattamente nella sua mente e senza la necessità di averlo a portata di mano. Aveva un'intelligenza esagerata, parlava e scriveva nove lingue. Allo stesso tempo, dai 17 anni in avanti, le sue invenzioni praticamente gli si creavano davanti agli occhi. Con questa sua pseudo malattia aveva in qualche modo questa dote, che riusciva a vedere le invenzioni ancora prima di poterle mettere in pratica. Eh, aveva in testa un mondo che partendo dall'energia elettrica sarebbe arrivato a, a funzionare senza di essa e quindi un mondo con tutta una serie di eh, possibilità per l'uomo eh, eh, diciamo eh, molto democratiche, molto per tutti. Si racconta che nel 1931 e questo venne pubblicato da molti giornali, una auto di grossa cilindrata era ferma ad un semaforo e un passante chiese all'autista di quest'auto: "Come mai che questa non faceva rumore?". E lui gli rispose che era praticamente un'auto senza motore. La persona che guidava quest'auto era il nipote di Nikola Tesla. Aveva sicuramente comportamenti compulsivi era capace a contare ogni passo che faceva, a fare il volume di una tazza di caffè piuttosto che di, un, di quello che c'era in un piatto. E per quanto riguarda gli alimenti, diceva se non lo faccio a questo punto il cibo non mi piace. Tutto questo chiaramente non lo aiutò nella vita sociale, le fake news esistevano già in quegli anni. E sicuramente i suoi detrattori approfittavano delle sue, diciamo, dei suoi comportamenti un po' particolari. Però questa sua volontà di avere un mondo, diciamo, senza fili, senza motori, lui in qualche modo intravedeva già il mondo di internet, il mondo di oggi. Voi provate a immaginarvi se un personaggio come questo, come Leonardo fossero vissuti oggi, di quanto saremmo andati avanti nel nostro, nel no, nella nostra innovazione tecnologica. Io vi invito a leggere i libri di Tesla e di Leonardo, perché secondo me possono aiutare tutti quanti a, a pensare al nostro futuro anche in una chiave un po' diversa dal solito. Anche questo è un personaggio che è morto, povero, pur avendo fatto delle cose che un imprenditore sicuramente le avrebbe giocate tutte a suo favore. Io vi ringrazio, vi ricordo le mie mail, scrivetemi, se mi volete proporre dei personaggi sono a vostra disposizione. Alla prossima.